Action Punti T, benvenuti nella mia sala giochi, dietro di me. Oggi vi faccio lo speciale ultimi acquisti. Ne ho fatto uno poco fa, ma mi è arrivata un bel po' di roba che avevo ferma in giro e tutta roba retro gaming, aspettando di andare a ritirare la mia copia di GTA 5. Ok, sono un nerd, ho voglia di giocarlo. Parto subito con un hardware che mi è arrivato, ringrazio Reno che me l'ha procurato, che è un bellissimo NES, un control deck tenuto davvero in condizioni eccellenti, praticamente pari al nuovo. Non è la versione europea, non è la versione, scusatemi, italiana, ma è una versione europea, ma in realtà era distribuita da un distributore italiano perché evidentemente non è l'edizione Mattel, ma se leggete c'è una cartuccia, contiene 76 giochi e dall'interno infatti abbiamo una cartuccia giapponese con un adattatore, una di quelle classiche cartucce un po' marocchine con dentro tantissimi giochi. Sono molto contento, soddisfatto di questo acquisto. Peraltro, proprio siccome mi è arrivato questo, vi faccio vedere i giochi NES collegati che mi sono arrivati. Mi è arrivato Super Mario Bros. 3 italiano, quindi della GIG, tenuto davvero in condizioni eccellenti, completo di tutto. Mi fa decisamente piacere anche perché la mia copia non era tenuta così bene. Dopodiché mi è arrivato The Adventure Island parte 2, anche questo in edizione italiana, in realtà sia l'inglese che l'italiano, però evidentemente, come potete vedere, ha il logo Mattel. È un bel pezzo, ci tengo, peraltro anche un ben gioco. Fondamentalmente Adventure Island non è altro che un clone di Wonder Boy, bene così, contentissimo. Altro gioco che mi è arrivato, che mi è arrivato e che devo ancora pagare, ringrazio l'amico Luca Berserk, è Donkey Kong Classic. Purtroppo le poste hanno fatto un po' di danni schiacciandolo. Anche questo nuovo, peraltro, sigillato col suo sigillo Nintendo e italiano, quindi sul retro vedete ha tutte le sue scritte in italiano. Bene, 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 bene. Poi mi è arrivato, parliamo ancora di hardware, mi è arrivato, interessante, anche questo lo devo pagare. Dovevo darlo via, in realtà ho deciso di trattenerlo in casa ed è un bellissimo Nintendo DSi o DSi XL. È l'edizione 25esimo anniversario con all'interno anche New Super Mario Bros. Per cui sono decisamente contento, grande hardware, bello, bello, bello da vedere, tenuto perfetto, anche se la confezione ha qualche segnetto, però la console è veramente perfetta. L'unica cosa che manca, che ho notato all'interno dato perso, dovrò recuperarlo non so come, è il pennino gigante. Sempre rimanendo, vabbè, in quell'ottone lì, all'interno c'era anche. Scusate ragazzi, non ce la faccio, più forte di me. Sarà che sono vecchio, ma a me di questa roba qua non interessa nulla. C'era Pokémon versione argento che non so se venderò perché vale veramente il nulla, però ce l'ho qua. Dopodiché mi sono arrivati dei giochi del Super Nintendo, PAL, quindi della GIG, Kirby's Ghost Trap, che è un puzzle game, non ci ho mai giocato sinceramente, nemmeno lo conoscevo, sinceramente non me ne vergogno nemmeno, per cui non posso dirvi se è un bel gioco, non è un bel gioco, bla bla bla. Poi mi è arrivato della GIG Killer Instinct, e all'interno peraltro c'è anche il CD con la colonna sonora, per cui un bel pezzo, ci tenevo e anche questo mi fa piacere. Dopodiché mi è arrivato della Capcom Goof Troop, che potete vedere. Tac. Anche questo titolo che non conosco. Mi è arrivato in un lottone che mi ha portato Reno. E vabbè, sarà l'occasione per conoscerlo. Peraltro vedo che all'interno ci sono le istruzioni in francese e questo mi sta anche abbastanza sui marroni, non sopportando grandemente la lingua francese. Reno mi regala questo gioco, intuisco, dei Power Ranger per N64, tenuto in condizioni abbastanza pessime. È un regalo, per cui va bene, sono contento. Altro gioco che dovrà conoscere e quant'altro. Ovviamente conosco benissimo
Super Bomberman, che è veramente un gran bel titolo e questo mi fa piacere, anche perché ci sarà l'occasione di giocarlo con quattro amici, anche avendo l'adattatore per giocarlo appunto in quattro. Altro titolo nuovo, 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 nuovo della GIG che mi è arrivato, fondo di magazzino F-Zero. Ovviamente questo lo conosco benissimo, uno di quei giochi che sfruttavano alla grande il mod 7, è veramente, veramente bello, o mod 6 anche dire si voglia, visto che lo diciamo in inglese, diciamolo per tutto. Infine, nuovo sigillato, Reno mi ha fatto arrivare questo copia di Mortal Kombat 2, e se lo vediamo bene, voi non lo potete notare, ma la stampa è davvero pessima, quasi che sembra fatto nel sottoscala della casa di un piratone, il che mi fa venire effettivamente questo sospetto, perché fa veramente schifo, cioè è veramente veramente brutto, e boh, lo vedremo in occasione della Games Week. Dopodiché, qua arriviamo sui pezzi che mi fanno ancora più contento perché sono sincero. Mi è arrivato, purtroppo ero convinto di non. Qua me ne vergogno. Di regola conosco vita, morte e miracoli di tutti i giochi che compro, ossia so benissimo dove sono, quando li ho presi, quanto li ho pagati, da chi li ho comprati e quant'altro. Tengo via anche le ricevute PayPal, le ricevute eBay, qualsiasi cosa. E però mi è arrivato Mega Man, la rivincita del Dottor Willy. Peccato che l'avessi già. Qua sono rimasto malissimo, la senilità, brutta cosa invecchiare, pace. Dopodiché, stupendo, sempre italiano anche quello, Probotector, io ho Operation C che è lo stesso gioco, e quindi sono contentissimo di aver finalmente trovato la versione italiana. Altro bel pezzone, ben venga. Infine, super pezzone, Kid Dracula, sempre italiano, e anche qua sono davvero 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 contento perché siamo di fronte a titoli di difficile reperibilità, oltre che essere veramente dei bei gioconi. Poi mi è arrivata roba che magari a qualcuno non interessa, no, in realtà questo mi era già arrivato da tempo, l'ho trovato oggi, ma nessuno me lo aveva fatto vedere mai, che è la riproduzione della confezione per la carta test dell'Intellivision, per la carta test dell'Intellicart, la MT-201, che è una cartuccia per testare la macchina. E contemporaneamente, sempre dall'amico Alex Pace, mi sono arrivati due retro box di giochi mai usciti per Intellivision, e si vocifera che in realtà uno dei due verrà prodotto a breve, a livello homebrew, ed dovrebbe essere Game Factory. Game Factory, che è un gioco per il modulo computer, e quindi bisogna avere la tastiera, e il box è fatto veramente alla grande, c'è una riproduzione veramente eccezionale, con qualità di stampa fantastica. Grande Alex Pace, andate a vedere la sua collezione in television sul nostro sito. Come vedete, qua c'è scritto, come dovrebbero fare tutti quelli che fanno i box repro, new box, per cui evitiamo di fare delle copie piratone che fanno schifo e sono anche fastidiose per i collezionisti. All'interno troviamo anche le istruzioni di Game Factory, fatte bene, è bella, una bella repro, veramente. Complimenti a Alex, che insieme mi ha mandato altra repro che, devo dire, non è fatta così bene come la Game Factory, probabilmente anche perché è più difficile stampare a colori sul retro di questa carta bianca, che è Go for the Gold, che è una raccolta di 6 giochi, dovrebbero essere 6 a memoria, esatto, confermo, di sport in una sola cartuccia. Sono poi i giochi che erano per Intellivision, dovrebbero essere i 6 titoli sportivi riprodotti in un'unica cartuccia, tra cui c'è scusate, il basket, sì, la box, il tennis, il calcio, l'ice hockey e lo sci. Bello, 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 guarda, questo mi ha fatto proprio contento. Titoli homebrew per Intellivision, questa roba che magari interessa solo a me. Finalmente è arrivato Match 5, che è prodotto dalla Electronite.
Electronite, che è orgoglio italiano perché all'interno c'è il nostro amico Walter Prette, che ha prodotto già diversi giochi e ne sta producendo altrettanti. Uscirà probabilmente anche un Defender of the Crown per Intellivision, favoloso, su licenza ufficiale ovviamente. Qua dietro potete vedere su questo logo il numero seriale, e questo è lo 004, un bel pezzo. Stessa cosa dicasi per Donkey Kong Arcade, che è un'ottima conversione di Donkey Kong, che presenta due modalità di gioco e anche i quattro livelli differenti dell'arcade. E non solo, anche questo è lo 004. Grande orgoglio, vedo che scrivono dietro, che è un titolo che parla, ossia ha dei campionamenti audio senza dover utilizzare l'add-on che è l'IntelliVoice, che era richiesto per i giochi in television per poterli far parlare, quindi per avere dei campionamenti audio. Poi mi sono arrivati due titoli, sempre della mitica Intelligent Vision, dove dietro c'è David, l'amico David, dal quale acquisto tanti giochi ormai da anni, e c'è Super Pro Tennis, che è un tennis che dovrò ancora provare, anche se tendo a provarli emulati. Purtroppo è arrivato leggermente rovinato qua, gli ho già scritto, me ne manderà una scatola nuova. La confezione mi piace, devo dire che questo colore un po' acido con qualcosa mi sconfifferla. E infine una nuova versione di Burger Time, che si chiama Super Chef Burger Time. La confezione trash al punto giusto per piacermi, e ci sono nuovi bonus da collezionare. Ci saranno la selezione casuale degli schermi, e ci saranno bene 69 schermi da giocare. Veramente, veramente bello. Beh, già Burger Time per Intellivision era un gran titolo che io ho amato tantissimo da ragazzino, ho giocato alla nausea. Ben venga anche questa nuova edizione per noi collezionisti. Infine, vedo che il tempo scorre inesorabile, vi faccio vedere volante, visto che non gliene frega niente a nessuno da quello che ho preso dei miei giochi per Amstrad CPC Disco, che io colleziono fortemente e amo collezionare. Mi è arrivato, e qua di nuovo la senilità, ma non ricordo se ce l'ho in versione disco, forse dovrei averlo in cassetta, Dragon Breed, che è uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale e non funziona sul mio CPC Plus. Dovrò provarlo sul, purtroppo, il CPC Plus, che è qui dietro il monitor che vedete lì in alto, e questa macchina qua purtroppo non sempre è compatibile con tutti i giochi che andavano sul CPC normale. Poi mi è arrivato Lotus Challenge, la versione per CPC è fondamentalmente un porting di quella Spectrum perché è monocolore, però è molto divertente. Poi mi è arrivato The Graphic Adventure Creator, purtroppo non funziona perché manca una speciale mascherina che si utilizzava dopo aver acceso lo schermo per generare dei codici, e non c'è, purtroppo non c'è. Poi mi è arrivato Hammerfest, vediamo dei titoli che forse sono più conosciuti, ma che Nightmare della Activision. Poi mi è arrivato questo simulatore Red Arrow, che altro non sono che le frecce rosse. Noi abbiamo le frecce azzurre, e fondamentalmente frecce azzurre, sì, mi sembra di sì, o le frecce tricolori. Vabbè, comunque frecce tricolori forse. Che sono altro, non è che un simulatore di volo acrobatico. Poi, titoli che mi fa molto ridere: Outrun, la conversione per CPC fa schifo, fa proprio cagare, è proprio brutta. E bella la confezione, solita la originale. Bello dell'interno è che all'interno abbiamo, vabbè, le istruzioni e, come vedete, il disco, 3 pollici classico, e una cassetta. Non pensiate che la cassetta sia la versione del gioco su cassetta, no, no, e qui mi fa parecchio ridere. È la traccia audio con le classiche tracce audio da sala giochi. Siccome il gioco non ha audio during the game, loro pretendevano, e tu, mentre ti giocavi la versione per CPC, che ripeto, fa vomitare,
nonostante le schermate sul dietro sembrassero decorose, e dovevi ascoltarti la traccia audio su cassetta. Bravi, veramente, veramente bravi. Malata a morire. Poi Galactic Games, che è una sorta di giochi olimpionici per creature aliene. Poi le mie confezioni preferite per disco CPC. Questo Doors of Doom che ho giocato, sul retro dice. Allora, ve lo traduco col mio. Non ve lo leggo in inglese, ma lo traduco. Dice: The Doors of Doom è molto più che. More than just the best game, cioè è molto più che solo il miglior gioco che hai mai comprato per il tuo Amstrad. Non solo. Non solo tu hai il gioco in se stesso, quindi hai acquistato il gioco in se, ma anche la possibilità di crearti i tuoi livelli da solo. Bene, il gioco fa letteralmente cagare ed è veramente, veramente brutto. E non so con che coraggio abbiano detto queste affermazioni qua. Vabbè, sempre dell'Activision e sempre che non funziona, Hacker 2, che dovrebbe essere un'avventura, purtroppo non funzionava. Poi Steel Crazy featuring Bobo, che è un gioco con una grafica decorosa, ma ancora questo devo ancora provarlo. Si andrà. Bellissimo. Total Eclipse. È un gioco Freescape, ne ho parlato anche sul forum, e ha un ottimo. Fondamentalmente Freescape è stato il primo motore 3D per computer, e quindi muove un 3D solido, quindi ha poligoni pieni. Andate a vedere i video su YouTube se riuscite, all'interno di piramidi, veramente immersivo da paura. E chi è stato l'Incentive Software? Madonna, rotto. Questo motore grafico era utilizzato è stato utilizzato successivamente anche su Commodore 64, Amiga, Atari ST e PC, però è nato su Amstrad CPC, che mi fa molto specie. Bellissime traduzioni su retro messe sul mio Facebook, ma andiamo a vedere cosa dicono del gioco. Dicono: un'antica maledizione, un'eclissi imminente, piramidi gigantesche, pannelli segreti, un santuario nascosto, e qui ancora ci sta. Dardi avvelenati ci sta, dopodiché imbottitura a pressione. Uno dice: cosa saranno le imbottiture a pressione? In realtà dicono tripwires, no, pressure, scusatemi, traduco, sono andato un po' avanti. Pressure pads, che intuisco che siano normali come in Indiana Jones, dei punti in cui se premiamo quei punti escono dei dardi o quant'altro. È bello che loro l'hanno tradotto come imbottitura a pressione. Poi scrigni di tesori, se spazio polti, reti a scatto e mummie misteriose. Tutto questo nello splendido gioco di Freescape solido 3D. Hanno tradotto Freescape solido 3D. Veramente mi cascano le palle. Ambientato sotto il sole cocente, Total Eclipse è la più grande, la più sensazionale avventura di Freescape finora esistente. Vabbè, prendiamolo per vero. Dopodiché, altro gioco sempre su disco, tutti questi giochi qua che su cassette i giochi sono più facili da recuperare, ed è Darkside, sempre con Freescape. Ed è un altro bel titolo. Peraltro all'interno non so se qua c'erano addirittura istruzioni in italiano, di sicuro nel Total Eclipse sono in italiano. Dopodiché, questo qua veramente c'è solo in. Cioè, multilinguaggio, c'è anche l'italiano, mi fa piacere, che è Virtual Worlds. Fondamentalmente tutti i giochi pubblicati dalla DOMARC, ripubblicato dalla DOMARC, con il motore Freescape, giusto appunto. E quindi all'interno abbiamo Driller, Total Eclipse, Castle Master, che è bellissimo, e The Crypt, che è Castle Master 2, che non è mai uscito da solo, quindi mai pubblicato. Xenophobe, bellissima la copertina, era un gioco, se non ricordo male, da sala, forse è uscito anche per Atari 7008. Tanto è bella la copertina, tanto fa cagare.
cacare il gioco. Peraltro fa cacare completamente, privo di audio, e ci muoviamo. World Cup Soccer 90, gioco che riproduceva la nostra mascotte degli anni 90 di Italia 90, veramente, si chiamava Ciao, se non ricordo male. È una delle più brutte mascotte nella storia dei mondiali. Veramente, veramente brutta. Ma veramente, veramente brutta. Il gioco non è male. Dopodiché, a new style of action, Oriental Games, che è un picchiaduro uno contro uno, più che altro dovrebbe esserci dentro il Budokan, il Karate, il Kokyokush, Inkai, the sports we try to ban. Ah, dicono che include anche il Kyokus Inkai, che è uno sport che hanno cercato di bannare, e quindi c'è dentro il Kendo, il Kung Fu e questo sport qua, che non conosco. Devo dire che mi ha fatto abbastanza schifo. Poi Italy 90, sempre un altro gioco ambientato con i nostri mondiali. Per fortuna non era su licenza ufficiale e non aveva per cui il logo di Italia 90. Anche questo era un bel titolone, era, se non ricordo male, era interessante per CBC. E infine chiudiamo la grande col gioco di uno dei più grandi fottuti pazzi della storia del calcio, che è Paul Gascoigne, cioè Gazza Soccer, cioè veramente Super Soccer. È un titolo che non ricordo, non doveva essere malvagissimo. Quelli che vedono sono schermate che non mi ricordo. Sta di fatto che, scusatemi, ma il titolo di Paul Gascoigne, tra l'altro, ho pagato 2 euro, non potevo lasciarlo lì. Ragazzi, per questo speciale è tutto. Mi sa che mi sono dilungato di brutto. Se mi avete seguito fino ad ora, siete dei pazzi fottuti anche voi. Saluti a tutti da Fede Web. Ciao ragazzi.